che lo stampo per cannoli vi è piaciuto tantissimo e vi è stato utile, oggi andremo a fare lo stampo per la colomba. E anche perché, come avrai intuito, presto vedrai la ricetta del dolce tipico pasquale. Quindi se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti per appunto non perdertela. È veramente facilissimo da realizzare e ci occorrono 4 tazze, di cui 2 di ugual misura. Io sto utilizzando dei bicchieri che hanno più o meno la stessa grandezza di una tazza. Una tazza dal diametro più piccolo che ci servirà per la testa e una più grande che ci servirà per la coda. Carta forno e carta alluminio.